Cari seguaci di YouTube, il mio nome è Offa Wolf e sono un prestigiatore mentalista. Oggi volevo fondamentalmente presentare una performance di mentalismo, ma prima ci terrei moltissimo a spiegare che cos'è il mentalismo per chi non lo conoscesse. Il mentalismo è una branca dell'illusionismo, della prestigiazione, che sfrutta dei metodi psicologici per, naturalmente, stupire il pubblico, perché fondamentalmente è una forma d'arte, ma utilizza appunto questi metodi psicologici per stupire. Vengono fatte diverse tipologie di performance, però ce ne sono altre verso le quali non nutro una forte simpatia. Ad esempio questo. Magician got host Marjana Rogalska to join along. Queste tipologie di performance non le amo fondamentalmente. Poi ci sono altre dove vengono utilizzate, che so, delle spillatrici oppure delle lamette che vengono messe in bocca e bla bla. Oggi non farò nulla di tutto questo, anche perché volevo fare qualcosa di diverso, sempre comunque pericoloso, cioè pericoloso, che fa male, ma molto molto simile a determinate performance. Ora, il fatto che io abbia questa scatola di Amazon è perché è appunto arrivato Amazon oggi e ho deciso di mostrarvi questa cosa. Beh, dal sito e dal titolo avrete sicuramente visto di cosa stiamo parlando e vi spiego un paio di cosette. All'interno di questa scatola c'è la patatina più piccante del mondo e i risultati sono più o meno questi. Respira una cosa. Respira. No, no. Mi brucia l'occhio! Dalli il latte! No, l'acqua nell'occhio mi serve, non metti latte. Il latte nell'occhio! Ma non l'hai toccato? Ma tua madre, sì che l'ho toccato, mi brucia tantissimo l'occhio! Ah, ma non abbiamo acqua! Ma andate a fare in culo tutte e due, bastardi! Però bravo, non hai ancora preso un goccio di latte? No, no, niente, dignità al massimo! Ma bevilo! Non posso! Perché? Sono allergico al lattosio! Ecco, non è pericoloso, però comunque non fa proprio bene, fondamentalmente, parliamoci chiaro, e mi auguro che anche gli altri non provino a casa questa cosa. La mia sfida non è tra me e un altro chi riesce a mangiare la patatina più piccante del mondo, no, la sfida è tra mentalismo versus patatina più piccante del mondo. Mi sono munito appunto della patatina più piccante del mondo, timer 2 minuti e 30 e poi ce ne sarà un altro da 1 minuto e 30, vi spiego dopo il perché, e eventualmente delle forbici appunto per aprire, fare, ci sarà la confezione. E adesso ho visto, prima di decidere di fare questa cosa, ho visto dei video, ho visto che cosa contiene, adesso non sto qui a soffermarmi su questo, vi spiego, faccio una piccola premessa. Allora, siccome la patatina è la loro, ma lo stomaco è il mio, per fare questa sfida ho stabilito delle regole. Per vincere questa sfida ho stabilito delle regole. La patatina viene presa, verrà messa in bocca, viene tenuta in bocca per 2 minuti e 30 senza avere acqua. Infatti qua non ho portato acqua né nulla. Spero di non correre in bagno. Quindi non berrò acqua, non berrò latte, non mangerò il pane e tante altre cose che vengono utilizzate per estinguere il piccante. Terrò la patatina per 2 minuti e 30 nella bocca, dopodiché verrà ingerita. Quando verrà ingerita, la manterrò per 1 minuto e 30, dopodiché vado a vomitare, perché già comunque è molto dannoso per lo stomaco, soprattutto per chi soffre di gastriti e robe varie, ma non voglio che vada nell'intestino, perché già faccio questa cosa e non farò mai più una roba del genere. A meno che non arrivo a 500.000 iscritti, allora in quel caso tenterò di mangiare l'orsetto
più piccante del mondo, l'orsetto gommoso più piccante del mondo. Ho sparato in alto 500.000 iscritti perché molto probabilmente non li raggiungerò mai e quindi probabilmente non lo farò mai. Detto ciò, quando la patatina è in bocca, attiverò il timer. Superato quel timer, attiverò l'altro timer. E poi basta, questo video si interromperà. Non ci saranno tagli, non ci sarà nulla. Mostrerò naturalmente che non ho niente in bocca. E basta, procediamo nell'aprire questa scatola. La prima volta che vedo anch'io una roba di questo tipo. Così. Ok. No, la pubblicità non manca mai in qualsiasi cosa. Poi abbiamo il... Tutto qui così. E poi il classico guanto, più altre cos'è, sono sconti, cos'è? Vabbè. Tolgo anche gli anelli. Speriamo che tutto questo non venga calando. Ah, le cose sono due, o finisco... Ah, tra l'altro sono qui nella stanza della meditazione perché se mia moglie per caso dovesse vedere che sto facendo questa prova, se non mi ammazza la patatina, mi ammazza mia moglie. E già tanto che comunque non dà fastidio. Timer pronto. Thank you.
Masticata più tardi e l'ho inghiottita verso Stop, grazie.